Partiamo, il brano è senza intro, quindi parti direttamente con la strofa, vediamo gli accordi. Abbiamo la maggiore, che non è suonato in prima posizione, ma viene utilizzata la forma di Re maggiore sul nono tasto, dal nono tasto in poi, quindi con l'aggiunta del mignolo, prendendo il La basso. Poi abbiamo il Re maggiore. Poi ancora Re maggiore e poi due quarti Re maggiore e gli altri due quarti ho aggiunto il Do diesis al basso. Poi abbiamo un Si minore settima con undicesima che dobbiamo tenere il Mi cantino a vuoto. Puoi spostare l'indice e toglierlo dal basso, quindi La al basso, l'indice sulla corda di Mi cantino e diventa un Si minore con La al basso. Mi maggiore. Vediamo adesso la ritmica. Solita ritmica per la e re, diciamo che sul re faccio una pennata in meno, la terza pennata la tolgo, quindi quindi la prima strofa viene così. Adesso rivediamo meglio il passaggio, quest'ultimo passaggio sul Si minore undicesima e Si minore con La al basso. Quindi accordo pieno, poi tre pennate sulle prime tre corde, poi La e Si minore con La al basso, stessa cosa, accordo pieno. Sulle prime tre corde e Mi maggiore. Adesso rivediamo meglio quest'ultima parte anche con la tab. Adesso vediamo la seconda strofa. L'inizio è uguale alla prima, quindi vivere, è passato tanto tempo, vivere, lo ricordo senza tempo, vivere, è un po' come perde tempo. Qui va sul Sol, solito accordo di La maggiore, solo spostato due tasti indietro, senza suonare ovviamente il La al basso. Poi abbiamo un Si minore settima e poi un Fa diesis minore settima. Io qui il Fa diesis lo prendo con al basso, lo prendo con il pollice, ma si può prendere anche con l'indice. Poi ritorna su settima e poi Mi maggiore. Quindi vediamo come viene la seconda strofa mantenendo la solita ritmica che abbiamo utilizzato per la strofa 1.
Quindi rivediamo anche qui meglio il passaggio del Si minore settima e il Fa diesis minore settima. Arpeggio. Ancora. Poi Mi maggiore. E poi c'è questo passaggio Mi a vuoto e Fa diesis. Questo è un po', diciamo, possiamo considerare, diciamo, ritornello, Sol e poi Re. Poi parte quella strumentale con il fischio, che vediamo tra poco, rivediamo meglio con la tab. Quest'ultima parte della strofa 2. Per la parte fischiata dobbiamo utilizzare il solito accompagnamento della prima parte della strofa e alter quindi alternare il La maggiore al Re maggiore. Quindi viene così. Adesso andiamo direttamente alla parte strumentale perché tanto poi il brano si ripete, rifà la strofa 1 e la strofa 2. Ritornello. Quindi accordi e abbiamo ancora solito giro La, Re, va sul Sol. Qui invece di mettere il mignolo preferisco farlo con il Re al basso. Poi ci faccio anche questo passaggio che riprende un po' la melodia. Questa nota Fa diesis minore settima, Re maggiore, La maggiore e Mi maggiore. E qui sul Re maggiore possiamo anche farci questo passaggio. Per riprendere la melodia. Faccio col barré, poi o lo possiamo fare direttamente col barré. Poi
Adesso rivediamolo un po' più lentamente. Parte l'ultima strofa, la strofa finale. Quindi comunque mantenere sempre la solita ritmica, la strofa finale sempre i soliti accordi, solo che il La maggiore viene preso non qua ma in prima posizione, e anche il Sol maggiore non più qui ma lo prendiamo qua. Quindi l'ultima strofa viene così. Quindi appunto sempre i soliti accordi tra La maggiore e Sol maggiore in prima posizione e il Si minore settima. Fa diesis minore settima, non faccio proprio l'arpeggio che abbiamo visto prima, ma a parte le prime due note, poi suono tutto l'accordo. Così abbiamo visto tutto il brano. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo tutorial, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è stato utile. Vi ricordo ancora che trovate sul mio blog la trascrizione della tab, e io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao!